Ameria Radio presenta L'Opera. La Bohème è un'opera in quattro quadri di Giacomo Puccini sul libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, ispirato al romanzo di Henri Murger, Scene della vita di Bohème, e rappresentata per la prima volta nel 1896. L'opera nasce da una sfida tra Giacomo Puccini e Ruggero Leoncavallo, i quali galleggiarono a scrivere contemporaneamente due opere omonime tratte dalla stessa fonte. Dopo oltre un secolo, l'opera di Puccini è ancora tra le più popolari del mondo, mentre quella di Leoncavallo non ha mai avuto molto successo. Il libretto pucciniano venne scritto da Illica e Giacosa ed ebbe una gestazione abbastanza laboriosa per la difficoltà di adattare le situazioni e i personaggi del testo originario ai rigidi schemi e all'intelaiatura di un'opera musicale. Per completare la partitura, Puccini impiegò 3 anni di lavoro passati fra Milano, Torre del Lago, e la villa del Castellaccio vicino a Uzzano, messa a disposizione dal conte Orsi Bertolini. È proprio qui che completò il secondo e il terzo atto, come da lui annotato con una scritta che è rimasta sui muri della villa. L'orchestrazione della partitura procedette invece speditamente e fu completata una sera di fine novembre del 1895. Meno di 2 mesi dopo, il 1 febbraio del 96, la Bohème fu rappresentata per la prima volta al Teatro Reggio di Torino con Evan Gorga, Cesira Ferrani, Tieste Willman, Antonio Pini Corsi, Camilla Pasini e Michele Mazzara, diretta dall'allora 29enne maestro Arturo Toscanini. Il successo del pubblico fu buono, mentre la critica ufficiale, dimostratasi all'inizio piuttosto ostile, dovette presto allinearsi ai generali consensi. Dopo la rappresentazione torinese, l'opera venne leggermente ritoccata da Puccini. Questa seconda versione, considerata oggi quella definitiva e che usualmente viene eseguita, venne messa in scena per la prima volta al Teatro Grande di Brescia, riscuotendo così tanti applausi da far tremare le pareti di scena. La storia narra dell'esistenza spensierata di un gruppo di giovani artisti bohemien. Questo costituisce lo sfondo, diciamo, dei diversi episodi in cui si snoda la vicenda dell'opera, che è ambientata nella Parigi del 1830. Nel primo quadro, la scena si svolge in una soffitta, la vigilia di Natale, dove il pittore Marcello sta dipingendo un paesaggio del Mar Rosso e il poeta Rodolfo sta tentando di accendere il fuoco con la carta di un dramma scritto da lui, ma nel camino manca la legna. Giunge il filosofo Collin, che si unisce agli amici e si lamenta poiché la vigilia di Natale nessuno concede prestiti di suppegno. Infine, il musicista Chaunard entra trionfante con un cesto pieno di cibo e la notizia di aver finalmente guadagnato qualche soldo. I festeggiamenti sono interrotti dall'inaspettata visita di Benoit, il padrone di casa venuto a reclamare l'affitto, che però viene liquidato con uno stratagemma. È quasi sera e i quattro bohemian decidono di andare al Caffè Momus. Rodolfo si attarda un po' in casa, promettendo di raggiungerli appena finito l'articolo di fondo per il giornale Il Castoro. Rimasto solo, Rodolfo sente bussare alla porta. Una voce femminile chiede di poter entrare. È Mimì, giovane vicina di casa. Le si è spento il lume e cerca una candela per poterlo riaccendere. Una volta riacceso il lume, la ragazza si sente male. È il primo sintomo della tubercolosi. Quando si rialza per andarsene, si accorge di aver perso la chiave della stanza. Inginocchiati sul pavimento, al buio, entrambi i lumi si sono spenti, infatti, i due iniziano a cercarla. Rodolfo la trova per primo, ma la nasconde in una tasca, desideroso di passare ancora un po' di tempo con Mimì e di conoscerla meglio.
Quando la sua mano incontra quella di Mimì, l'aria che gelda Manina, il poeta chiede alla fanciulla di parlargli di lei e Mimì gli confida di essere una ricamatrice di fiori e di vivere da sola. L'aria è «Sì, mi chiamano Mimì». L'idillio dei due giovani, ormai a un passo dal dichiararsi reciproco amore, viene interrotto dagli amici che dalla scala reclamano Rodolfo. Il poeta vorrebbe restare in casa con la giovane, ma Mimì propone di accompagnarlo e i due, che dal voi formale del dialogo precedente sono passati al tu degli innamorati, inneggiano all'amore. O soave fanciulla, anche conosciuta come amor amor, è l'aria che canta questa scena e lasciano insieme la soffitta mentre si baciano. Nel secondo quadro, al Caffè Momieux, Rodolfo e Mimì raggiungono gli altri bohemien. Il poeta presenta la nuova arrivata agli amici e le regala una cuffietta rosa. Al caffè si presenta anche Musetta, una vecchia fiamma di Marcello, che lei ha lasciato per tentare nuove avventure, accompagnata dal vecchio e ricco Alcidoro. Riconosciuto Marcello, Musetta fa di tutto per attirare la sua attenzione, esibendosi nell'aria quando membò, facendo scenate ed infine cogliendo al volo un pretesto, il dolore al piede per una scarpetta troppo stretta, per scoprirsi la caviglia e far andare via al Cindoro a comprare un nuovo paio di scarpe. Marcello non può resistere e i due amanti si riconciliano. Subito dopo si scopre che i quattro amici non possono pagare il conto. Musetta allora fa sommare al cameriere il conto di Alcindoro e dei bohemians e li mette in conto ad Alcindoro stesso. Quindi fuggono. Poco dopo, Alcindoro, tornato con le scarpe per Musetta, scopre la fuga di quest'ultima e, visto il doppio conto da pagare, si accascia su una sedia. Nel terzo quadro è febbraio. Mentre la neve cade dappertutto, i doganieri lasciano passare le lattaie venute a portare latte e formaggi alla sordida osteria dove Marcello lavora come ritrattista. Fra di esse giunge anche Mimì, venuta in cerca dell'amico per confidargli le sue pene. La vita in comune con Rodolfo le si è rivelata ben presto impossibile. Le scene di gelosia sono ormai continue, come pure i litigi e le incomprensioni. Lui la accusa ingiustamente di leggerezza e di infedeltà. Marcello le rivela che anche il suo rapporto con Musetta è in crisi, poiché la donna non riesce ad abbandonare la sua vita lasciva e lo tradisce ripetutamente con uomini facoltosi. In quel mentre giunge Rodolfo, che ha passato la notte all'osteria. Mimì si nasconde e origlia mentre Marcello lo spinge a parlare di lei. Sulle prime, lo scrittore conferma ciò che lei ha raccontato. Tuttavia poi, incalzato dall'amico, gli rivela che le sue accuse sono un pretesto. Ha capito che Mimì è gravemente malata e che la vita nella soffitta potrebbe pregiudicarne ancor più la salute. Mimì ascolta, non vista, queste confessioni, ma la sua tosse la fa scoprire. Lei e Rodolfo hanno quindi uno struggente confronto nel corso del quale dapprima si accusano a vicenda, ma poi iniziano a ricordare tutti i momenti belli passati insieme. Nel frattempo giunge Musetta, la quale ha appena amoreggiato con un uomo. Ciò causa le ire di Marcello, che rompe la loro relazione e la scaccia. Anche Mimì e Rodolfo decidono di separarsi, ma trovano che lasciarsi in inverno sarebbe come morire. Così decidono di aspettare fino alla bella stagione, la primavera. Nel quarto quadro, in soffitta, ormai separati da Musetta e Mimì, Marcello e Rodolfo si confidano le pene d'amore. Quando Colline e Chouinard li raggiungono, le battute e i giochi dei quattro bohemians servono solo a mascherare la loro disillusione. All'improvviso sopraggiunge Musetta, che ha incontrato Mimì sofferente sulle scale, ormai prossima alla fine, in quella soffitta che vide il suo primo incontro con Rodolfo. Musetta manda Marcello a vendere i suoi orecchini per comprare medicine ed esce lei stessa per cercare un manicotto che scaldi le mani gelide di Mimì. Anche Colline decide di vendere il suo vecchio cappotto.
vecchia zimarra, senti, al quale è molto affezionato per contribuire alle spese per Mimì. Qui, ricordando con infinita tenerezza i giorni del loro amore, Mimì si spegne dolcemente, circondata dal calore degli amici che le donano il manicotto e le offrono un cordiale, e anche circondata dall'amore di Rodolfo. Mimì è apparentemente assopita. Inizialmente nessuno si avvede della sua morte. Il primo ad accorgersene è Chouinard, che lo confida a Marcello. Nell'osservare gli sguardi e i movimenti degli amici, Rodolfo si rende conto che è finita e, ripetendo straziato il nome dell'amata, l'abbraccia piangendo. Ascolteremo questa sera La Bohème di Giacomo Puccini con José Carreras nel ruolo di Rodolfo, Mirella Freni, Mimì, Renate Holm, Musetta, Gianni Maffeo, Chouinard, Rolando Panerai, Marcello, Paolo Washington, Collin, Claudio Giombi, Benoit, Franco Calabrese, Alcindoro, Saverio Porzano, Parpignol, Nicolaus Simboschi, il sergente, Friedrich Strack, il custode dell'ufficio, Willem Reisu, Fritz Heller, coro dello Staatsoper di Vienna e orchestra sempre dello Staatsoper di Vienna. Dirige Herbert von Karajan. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
No!
Thank you.
Thank you.
Sarà la vita che va per il bene della verità.
Musica vocale, sì.
Ameria Radio ha presentato l'opera.